I weekend gastronomici nascono come un itinerario alla scoperta dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino legati alla gastronomia, alla valorizzazione del mondo della ristorazione. Ovviamente con la nascita dell'itinerario della bellezza, questo progetto di rete che mette in sintonia 12 comuni prevalentemente dell'entroterra, abbiamo voluto legarli anche perché la brochure dei weekend gastronomici è un ottimo veicolo di promozione, perché sono 10.000 copie di questo libretto che rimane nelle tasche delle famiglie della nostra regione per 3 mesi, e quindi è un suggerimento di enogastronomico ma anche un suggerimento di visite turistiche nella nostra provincia. Sono due progetti che stanno dandoci molte soddisfazioni. I weekend gastronomici sono realizzati da 37 anni e un evento che dura da 37 anni non può che essere un evento di successo, perché altrimenti sappiamo che dopo qualche edizione magari le iniziative muoiono. L'itinerario della bellezza, che facciamo da 3 anni, sta avendo un successo incredibile nel mondo del turismo. Intanto aumentano i comuni che aderiscono all'iniziativa e poi aumentano le richieste di visitatori anche da parte di agenzie di viaggio italiane, che finalmente sono alla scoperta di un territorio ricchissimo dal punto di vista ambientale, culturale ed enogastronomico, ed è il luogo del dopo Covid, il luogo del turismo di prossimità, il luogo dove io sono convinto che il prossimo anno, con la riapertura anche delle frontiere turistiche, avremo un numero rilevantissimo di turisti e di visitatori anche dai paesi esteri. La formula è vincente, non si cambia. Non abbiamo nemmeno cambiato il prezzo da 3 anni a questa parte, per cui un plauso e un ringraziamento va ai ristoratori che propongono sempre dei menù molto ricchi, importanti, ad un prezzo assolutamente promozionale che è rimasto fermo negli ultimi 3 anni. E questo è anche un ulteriore invito ai consumatori di prenotare nei ristoranti dei weekend gastronomici, perché abbiamo menù importanti e un prezzo assolutamente promozionale.